Buonasera ed un grazie a tutti voi per la vostra presenza. Benvenuti in questa sala, dove questa sera commemoriamo il 400° anniversario della fondazione dell'Associazione Vincenziana. Nel 1617 a Châtillon, il nostro padre fondatore, Vincenzo De Paoli, spinto dalla generosa ma male organizzata risposta caritativa da parte dei suoi parrocchiani verso una famiglia colpita da malattia, istituì la Confraternita della Carità. Si rivolse a delle nobili donne, desiderose di fare opere di bene, e le convinse ad un impegno organizzato e regolamentato, senza che nulla fosse lasciato al caso o all'improvvisazione. Da allora, l'azione caritativa di San Vincenzo si è consolidata nel tempo, adeguandosi costantemente ai cambiamenti e ai sempre nuovi bisogni delle moderne società, tanto da divenire una realtà internazionale rappresentata dall'Associazione Internazionale della Carità, che dal 1971 coordina le linee operative delle associazioni presenti in 56 paesi del mondo. Nel 1972 l'associazione italiana ha preso il nome di Gruppi di Volontariato Vincenziano ASI Italia ed opera in tutte le regioni. A Lauria il gruppo è presente da più di 80 anni. In questo anno giubilare tanti sono gli eventi organizzati per divulgare il carisma vincenziano a livello locale, nazionale ed anche internazionale. A conclusione, dal 13 al 15 ottobre si terrà a Roma il Simposio Internazionale della Famiglia Vincenziana sul tema «Ero straniero e mi avete accolto» e culminerà con l'udienza di Papa Francesco. A Lauria, dopo questa serata commemorativa, domani alle 10.30 presso la Chiesa di San Giacomo Apostolo Maggiore saranno accolte le sacre reliquie del Santo. Alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa, presieduta da Sua Eminenza Monsignor Rofino. Le volontarie del gruppo di Lauria, con la collaborazione degli amici Rosanna Magnella ed Antonio Mauro, che hanno curato questa rappresentazione della vita e delle opere del Santo, hanno voluto mettere in luce l'attualità del carisma vincenziano e soprattutto cosa differenzia il volontariato vincenziano dalle altre associazioni di volontariato. Alla richiesta di aiuto, la risposta del volontario vincenziano non può essere di semplice solidarietà. La risposta alla povertà, a tutte le povertà e non solo a quelle materiali, è farsi prossimo e donarsi all'altro affinché l'altro veda in noi e noi in Lui il volto di Cristo, realizzando attraverso la condivisione delle reciproche povertà la comunione spirituale con Cristo. Quindi la carità non può prescindere da come ognuno di noi è. La carità diventa uno stile di vita. La carità è lo stile di vita del cristiano. Ed è per questo che noi volontari vincenziani siamo chiamati, come dice San Vincenzo, ad amare Dio a nostre spese, con la fatica delle nostre braccia ed il sudore della nostra fronte, per tradurre l'amore affettivo di Dio in opere quotidiane concrete, realizzando così l'amore effettivo di Dio. Grazie per la presenza, vi auguro buona serata.
Nato fui in Gascogna il 24 aprile 1581. Fu ordinato sacerdote a 19 anni. Nel 1605, mentre viaggiava da Marsiglia a Narbona, fu fatto prigioniero dai pirati turchi e venduto come schiavo a Tunisi. Venne liberato dal suo stesso padrone, che convertì. Da questa esperienza nacque in lui il desiderio di recare sollievo materiale e spirituale ai galeotti. Nel 1612 diventò parroco nei pressi di Parigi. Alla sua scuola si formarono sacerdoti, religiosi e laici che furono gli animatori della Chiesa di Francia, e la sua voce si rese interprete dei diritti degli umili presso il potente. Promosse una forma semplice e popolare di evangelizzazione, fondò i preti della missione, i lazzaristi, e insieme a Santa Luisa di Maria le figlie della carità. Lo storico e critico letterario francese Henri Bromont scrisse di lui: non è la sua carità che ha fatto di lui un santo, ma la sua santità che l'ha reso veramente caritatevole. Ancora oggi le figlie della carità costituiscono la famiglia religiosa femminile più numerosa della Chiesa. Ed ecco cosa diceva a proposito della carità il santo Guascone: la carità, quando dimora in un'anima, occupa interamente tutte le sue potenze. Nessun riposo, è un fuoco che agita continuamente, tiene sempre in esercizio, sempre in moto la persona una volta che ne è infiammata. E proprio quella quotidianità edificata al cospetto di Dio era in grado di concretizzare divinamente ciò che la solidarietà non potrà mai realizzare, perché dominata dai limiti umani. Quando lascerete la preghiera per curare un malato, diceva alle sue figlie della carità, lascerete Dio per Dio. Curare un malato è come recitare la preghiera, e la preghiera compie miracoli per sé e per gli altri. Ho visto la guerra, la fame, i destini, lo sguardo di Dio. Ho camminato su sentieri impervidi, aspri, ma in fondo la luce della carità, il donarsi. Andiamo a nostre spese. Oh,
Santa Sofia, Sumunna Sofia, Ison che creatura, a terra tabuscia. Thank you.
e in alto, al centro è la carità del prossimo e l'amore dei poveri, e in basso è la carità tra noi. E per conseguenza ama quelli che amano i poveri. In realtà, quando si ama molto qualcuno, si porta affetto ai suoi amici e ai suoi servitori. Così abbiamo ragione di sperare che per amore di essi Dio amerà anche noi. Regolare il nostro atteggiamento verso i poveri da ciò che appare esternamente in essi, ma neppure in base alle loro qualità interiori. Dobbiamo piuttosto considerarli al lume della fede. Per assistere un povero, sappiate che far questo è servire Dio. La carità è superiore a tutte le regole e tutto deve riferirsi ad essa. Chiameranno i poveri in vita, non avranno alcun timore della morte. E tu? Lasciati attrarre dal nostro Signore, sarà Lui ad amministrare tutto per mezzo tuo. Bye.
Le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei un bronzo risonante o un cembalo squillante. Se conoscessi tutti i misteri e tutta la fede del mondo, ma non avessi la carità, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi la carità, non mi gioverebbe a nulla. La carità è paziente, è benigna la carità. La carità non invidia, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male che ha ricevuto, ma si compiace della verità. Tutto tollera, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Povera Maronna, che non vera una lontana, e che poi
parole, proprio come la musica e le parole, canteremo ancora e resteremo qua ad aspettare l'alba. Arriverà l'aurora, il vento si calmerà e rinasceremo ancora. Ogni qualvolta il giorno verrà e resteremo sempre insieme, con tutto il male e tutto il bene, una cosa sola, indivisibile. Respira forte. Arriverà Thank you.
tanta ammirazione che ringrazio a nome di tutti Rosanna ed Antonio per aver con la bravura, con la professionalità e soprattutto con tanta passione esaltato il carisma vigenziano. Grazie di vero cuore. Nel frattempo Cristiana consegna i fiori a Rosanna. Ci avete veramente emozionati e ci avete proiettati in un'atmosfera veramente suggestiva, prettamente vigenziana. Grazie per tutto questo, ma anche perché a titolo assolutamente gratuito avete creato e realizzato questo bel lavoro. Grazie. In questo anno giubilare noi vigenziani siamo veramente entusiaste e gioiose perché è un anno particolare per noi, c'è la nascita, c'è la fondazione delle confraternite della carità, però siamo ben consapevoli della responsabilità che abbiamo nel portare avanti un progetto che è quello di servire Dio nella persona dei poveri. Invito sul palco l'assessore alla cultura Antonino Amaro per un saluto. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Il mio saluto è mio personale, ma anche quello del sindaco che non potrebbe essere qui e di tutto il Consiglio Comunale, c'è anche la Presidente del Consiglio Comunale, dottoressa Viceconti. Io semplicemente vi ringrazio per quello, tutto quello che fate. Una situazione che è sul territorio comunale da ben 80 anni. Però oggi si festeggia, domani si festeggia anche il 400° anno della nascita di San Vincenzo De Paoli. E, impegnati nel sociale, impegnati, come ha detto la Presidente regionale, impegnati vicino a chi ha più bisogno. E penso che fate veramente, veramente molto e tutti ve ne siamo grati. Vi auguro di continuare nel vostro lavoro, sono sicuro che così di trovare sempre nuove energie che possono avvicinarsi alla vostra associazione per dare quel qualcosa in più che è sempre necessario, anche dal punto di vista morale, perché il vostro non è solo un stare vicino ai fabbisogni quotidiani, ai fabbisogni pratici delle persone, ma è anche un stare vicino moralmente, e questo forse in alcuni momenti aiuta più della praticità. Quindi vi ringrazio ancora, vorrei anche io unirmi ai ringraziamenti per i due artisti, veramente ci hanno fatto rivivere con molta delicatezza, veramente delicatezza, il tema della carità e quindi lo spirito, come ha detto il Presidente, lo spirito vigenziano. Quindi vi ringrazio ancora, auguro una buona serata e auguro soprattutto una buona giornata domani in questa ricorrenza così importante per la vostra associazione. Grazie. Grazie a te Antonino e ti ringraziamo vivamente per la disponibilità. E un ringraziamento vivo a tutti gli intervenuti, a tutti voi che avete voluto condividere con noi questa serata importante per noi, ma è stata una serata che ha voluto celebrare il 400° anniversario della confraternita caritativa, ma è anche una serata che è dedicata alla beneficenza. Voglio ringraziare il Comune per il patrocinio, voglio ringraziare le figlie della carità che sono qui presenti e che collaborano tanto con noi, le associate alla medaglia miracolosa,
a tutti quelli che hanno voluto condividere veramente con noi questo momento emozionante. E ringrazio le soci vincenziane che sono iperattive e che si prodigano tanto. Ringrazio la presidente che guida il gruppo vincenziano di Lauria Carla, che è veramente una persona speciale. Io voglio dire a viva voce perché è instancabile, determinata ma nello stesso tempo molto dolce. Grazie di nuovo a tutti voi e buon prosieguo di serata.